pensato di farvi un pezzo di Paganini. La campanella. Sapete perché si chiama la campanella? Perché Paganini, che era un tipo, era un genio assoluto, originale, metteva negli strumenti d'orchestra sempre qualcosa di originale, fuori dal consueto. Ha messo dei campanelli nell'orchestra che vi faremo sentire la parte di pianoforte, ma quando è il punto ve lo faccio notare. E Paganini suonò la campanella a Vienna, che era la capitale della musica del mondo, dove abitò Mozart, Beethoven, Brahms, tutti i più grandi musici. E quando Paganini venne a Vienna ebbe un trionfo senza pari, perché suonò la campanella e Schubert, che abitava a Vienna, andò a sentirlo. E Schubert era l'artista più povero, era povero in canna, non aveva neanche i soldi per comprarsi un pianoforte, doveva noleggiare un pianoforte. Ed era completamente disinteressato dal successo mondano. Invece Paganini era molto interessato, faceva pagare i biglietti carissimi. Schubert spese tutti i soldi che aveva, però disse: ho sentito cantare un angelo. Adesso vi facciamo la campanella. Thank you.